Alora! Maiana, Maiana, quanta gente! La ciccia di gallina! Che emozione! Maiana, Maiana, è contente, vero? Qui con noi c'è Calimero! Si chiama Calimero, dai! Maiana, come è elegante, sempre una rondine, ma è! È sempre stato nero così fin da piccino, viene al mare, quando le cose viene al mare ti mangiavi le manine perché pensavi erano il mottarello, che mottarello nero. Là, forza. Allora lo sai, io ho salvato la vita a questo giorno, ma ha salvato la vita, ma ragazzi, se lo ricordo mia, lo ricordi? Sì, sì, ragazzi, era una giornata brutta, ma lo ricordo come fosse ora, ma ragazzi, certo punto no, la giuscia di gallina, mia bella vice mi fa, oh Mario, dico, oh vice, presenti loro, presenti. Dice qua che c'è Carlo Conti e la fa. Ma io la gara, allora, mi butto nell'acqua, nota, 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 ma il mare era nero. Lui era nero, uno lo vedeva, no? Lui diceva fuoco, fuoco, io dicevo ridi, ridi. Ma io, perché almeno lo individuavo, no? Bastante, ma era addominale, appunto. Te lo ricordi quando questa era finta una volta? Senti Mario, qualche annetto fa, ma sei andato via sempre. Come sei venuto qui? Sono venuto a nudo. Vedi, che potete essere in braccio, mi sentivo parlare e mi ha morto. Certo. Ho ammazzato io con un cazzotto nella testa. Non lo dico queste cose al telegiornale. No. Andavo, ma come a scheggio, l'ho fatto e ho sbagliato strada. O sono arrivato all'Isola Vergine, Marianna, cari. All'Isola Vergine. E da cosa te ne sei accorto? C'era pieno di pesci secchi da tutte le parti, no? Lo stabilimento magari, il famoso Bagnomaria, ci sono stati quest'estate un sacco di VIP. Sì, molti VIP, ci vengono molti cantanti, specialmente. Ora, ultimamente, ci è venuto quello col tatuaggio a collo alto, come si chiama? Tatuaggio a collo alto. Sì. Ah, Fedez! Emilio Fedez, bravo. Ah, Emilio Fedez, Fedez, era uno dei giudici X Factor. Era di X Factor, no? X Factor! Capito, ma quelli erano venuti a quelli. Ma, hai detto, non erano venuti. È venuto la Maionchi, a un certo punto una ragazzetta mi fa, oh Mario, mi fa, questa ragazzetta, mia, e c'è mica mica. Dico, dica, e c'è mica mica. Dico, cucu, 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 ma che ne so, pensavo che era volesse fare un gioco, no, Maria ragazzetta. Ma io l'ho visti crescere tutti e sti cantare, l'unico pupo ce l'ho fatta. Poi non so se avete letto, quest'estate c'è stato anche al Bagnomaria il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Donald Giuffettino, oh Carlo, Giuffettino, Maiana Gane, l'ho mandato via. Ma non voleva fare un muro a Viareggio per non far venire quelli di Lucca, Maiana Gane. Oh Carlo, ti dico, l'ho mandato via subito, no? E poi tanti politici. Tanti, io ho salvato anche la vita a tanti politici. Sì. Un giorno ero sul mare, sento qua, aiuto, aiuto, a fuoco, a fuoco! Dico, Brunetta, leva i piedi dal secchiello! Oh Carlo! Si è presentato a Venezia con l'acqua alta, Maiana. Sì, l'ho visto. Beato te che l'hai visto, io non ce l'ho fatta a vederla, Maiana. Deve essere stato snorkeling, se no ce l'avessi. Poi è venuto Salvini. Matteo Salvini, lo Matteo, ma è andato, veniva al mare da vicino così, si metteva col costumino verde, no? Allora, sai che faceva? Oh Carlo. Allora, si metteva sulla riva tutti i pattini che rientravano, me li respingeva tutti. Oh Carlo, non c'era verso di riscuotere un affitto, non mi veniva. comunque siamo tutti curiosi di sentire questa, di ascoltare io questa, qualco... di ascoltare la poesia vincitrice di Montale Quaresima. Vi ringrazio di questo, diciamo, questo grande onore che mi date. Sentiamo. Il mare come fa? Ma chi? Il mare come fa? E coccodrillo come fa? Ma cosa vuoi? Allora, vuoi chiamare la Clerici? Ma che c'entra la Clerici? Il mare come fa? È il titolo della poesia. Ah, Mario con il mare come fa? Ma è Anna Gane, Gerry Scotti tutta la vita.
Poi si arriva il mare, come fa? Il titolo ha detto lui. Una notte non riuscivo a prendere sonno, sarà stata la giaggina o la basta con il tonno. Dice la vice che mangio troppo in fretta, che al tonno prima gli andrebbe levata la scatoletta. Fatto sta che non riuscivo più a dormire, mi squilla una conchiglia, rispondo, era il mare. Ormai io lo conosco, no? Ci sono abituato, il mare fa così quando è un po' agitato, mi chiama. Dice Mario, te lo sai, io non mi stanco mai, io sono sempre a disposizione per chi scrive una canzone, una storia, un racconto, io sono sempre pronto per il pittore, per il poeta, se si vuole ispirare, per la luna, se si vuole specchiare, ma lasciamo perdere come sono trattato, che ormai le alghe crescano già nelle bustine, che ti devo dire, si vede che pulito servo solo per le cartoline, ma poi con quella voce che viene da lontano, che le volte è un sospiro, ma le volte è un uragano, dice Mario, la rabbia mia è quella d'essere impotente davanti alla tragedia di tutta quella gente, davanti a quei bambini impauriti e tremanti, tutti quei poveracci che chiamano migranti, buttati in mezzo all'acqua come dei pezzenti, solo per riempire le tasche dei potenti, che l'unica colpa che possono avere è solo quella di respirare. Detto questo mi saluta e si confonde con gli schiaffi sugli scogli delle onde. Ormai io lo conosco, mi sono abituato. Il mare fa così, quando è un po' incazzato.